Su tamponi e test epidemiologici, Regione Lombardia nel caos, lo afferma il PD, Samuele Astuti, che invoca una miglior gestione degli strumenti. Banche e l'affondo di Forza Italia facciano la loro parte. Per sostenere il commercio locale, Uniascom investe sulla rete e sposta la promozione di centinaia di attività su una piattaforma online. Chiodi, un sostegno concreto alla fase 2. Prosegue il dibattito sulla ripartenza di teatro e mondo dello spettacolo. L'intervento di oggi è di Riccardo Bianchi, artista emigrato a Malta, convinto che la fase 2 faccia rima con sinergia. Nella pagina sportiva il futuro del calcio oltre il confine, parliamone con la società di Chiasso. Poi il basket stasera torna, 55 canestro. Buonasera e bentrovati, una serie di notizie davvero nutrita, che iniziamo con i tamponi, tanto sospirati tamponi, dovevano essere incrementati ma sono sempre inadeguati e mal distribuiti, così afferma l'esponente di opposizione Samuele Astuti, che se la prende con la Regione Lombardia. I dettagli. In questa emergenza i tamponi sono fondamentali. Ci è stato sempre spiegato e continuano tutti a dirci che il tampone è l'unico vero strumento diagnostico che abbiamo. È per questo motivo che dobbiamo aumentare la capacità produttiva. Siamo partiti da circa 2.000 tamponi, siamo poi risaliti a 3.500, adesso siamo arrivati a circa 14.000 tamponi giorno. Non è possibile che però questo numero continui a essere così altamente variabile di giorno in giorno. Negli ultimi 2 giorni sono stati circa 7.000, oggi probabilmente saranno circa 13.000. Abbiamo bisogno di aumentare questa capacità produttiva. Il Veneto l'ha fatto, ha dichiarato di voler arrivare a 30.000 tamponi giorno. La Regione Lombardia ha bisogno di perlomeno il doppio del numero dei tamponi del Veneto, quindi dobbiamo riuscire ad arrivare a 60.000 tamponi giorno. Sono ancora tanti laboratori che non sono stati ingaggiati dalla Regione Lombardia e non riusciamo a capire quale sia il motivo. E temiamo che la stessa cosa avvenga anche sui test sierologici, una grandissima confusione. Regione Lombardia deve per favore trovare il coraggio di riuscire a guidare questi processi, che sono processi complessi, spiegando per bene al sistema sanitario pubblico e privato come si devono muovere, spiegando ai laboratori che cosa devono fare e spiegandolo anche ai cittadini e alle aziende. Tutti avremo voglia di poter fare un tampone per sapere se siamo positivi oppure no, siamo disponibili a partecipare a qualsiasi campionatura per andare a scoprire qual è stata l'evoluzione epidemiologica anche nelle nostre province di questo maledetto virus, ma per poterlo fare abbiamo bisogno di una guida chiara. Regione Lombardia fino ad ora non è stata assolutamente chiara, tanti pezzi purtroppo sono sfuggiti, ci auguriamo che adesso avviata la fase 2 e data la grandissima necessità durante la fase 2 di riuscire a controllare il territorio, sia capace di mettere in atto una strategia diversa. Sull'altro fronte, cioè il centrodestra, la parola a Forza Italia, che dal commissario provinciale e senatore Giacomo Caliendo punta l'indice contro le banche. Anche loro devono fare la loro parte. Una parola di poche lettere che può fare la differenza. Banche. La ripete più volte Giacomo Caliendo, senatore, commissario provinciale di Forza Italia, che nell'incontro online di oggi si sofferma su un nodo ancora tutto da sciogliere. Perché è proprio lì, sullo scoglio degli istituti di credito, che si infrangono i sogni di ripartenza di molti cittadini e imprese. I primi, in alcune occasioni, si vedono chiedere l'ipoteca sulla casa a garanzia dell'anticipo di cassa integrazione. Le altre si trovano costrette alla rinegoziazione dei debiti pregressi e a una serie di vincoli, lacci e lacciuoli, che rischiano di dare il colpo di grazia a piccole e medie realtà già duramente provate da emergenza e lockdown. Per questo l'esponente azzurro invoca un cambio di passo da parte del governo, non per polemica, ma per spirito collaborativo. L'esecutivo, afferma il senatore, deve picchiare i pugni sul tavolo e dire chiaro e tondo alle banche che anche loro devono fare la propria parte affinché la fase 2 non sia caratterizzata solo da macerie, ma anche da speranza. Inoltre, Caliendo chiede alle amministrazioni comunali lo stesso approccio solidale. A Varese, ricorda, Piero Galparoli ha formulato un mese fa proposte ben chiare sul taglio delle tasse, l'aiuto ai più deboli, alle imprese, gli interventi di sanificazione, ma non è stato preso in considerazione. E Forza Italia, grazie all'impegno dei vertici locali, ha raccolto più di 5.000 euro per l'acquisto di materiale sanitario. E solo se remiamo tutti nella stessa direzione, aggiunge, riusciremo a trovare la via d'uscita.
Dopodiché l'ex magistrato indica un intervento istituzionale che corre lungo due binari. Il primo, già invocato da Berlusconi, sta nella decisa immissione di liquidità a fondo perduto. Il secondo, in una corta strategia di rilancio. Il turismo, chiosa Caliendo, è la linfa vitale del sistema italiano. Bisogna quindi prevedere deduzioni fiscali a favore di chi sceglie di prenotare le proprie vacanze nel nostro paese. 30 veicoli a disposizione di coloro che sono ancora in prima linea nell'emergenza. La società EVAI, specializzata in car sharing e appartenente al gruppo delle Ferrovie Nord Milano, ha messo a disposizione di Croce Rossa, Protezione Civile, medici, infermieri e volontari, 30 mezzi non inquinanti, quelli normalmente utilizzati per il car sharing. Si tratta appunto di auto elettriche con ricarica gratuita presso tutte le infrastrutture convenzionate con i VAI. Tutti i mezzi, prima di essere forniti, sono stati sanificati. E adesso invece andiamo a parlare di economia sul fronte dei negozi, del commercio, parte del quale è salvabile solo se utilizza le piattaforme online. Ne sa qualcosa Uniascom, che ha convinto centinaia di negozi a mettersi in vetrina appunto sulla rete. Si chiama Speedy Buy ed è la piattaforma a cui si appoggia Confcommercio per metterla a disposizione gratuitamente dei suoi associati. Già un centinaio i commercianti che si sono iscritti e che la stanno utilizzando. Con questa piattaforma Speedy Buy si vuole veramente dare la possibilità al negozio di vicinato di, come posso dire, avere una finestra in più, avere una vetrina in più, una vetrina virtuale. Io dal mio salotto posso tranquillamente vedere il sito del mio negozio di fiducia, è sia un'applicazione che un sito, questa piattaforma, e da lì posso vedere i prodotti che offre il mio negoziante di fiducia. Non solo li posso vedere, ma li posso anche prenotare. E quindi posso decidere, in funzione della disponibilità del commerciante, se passare in negozio a ritirarlo e non è questo il momento, oppure farmelo consegnare a casa. Ma non finisce qui. Confcommercio lancia anche Punto Shop e il negozio vicino. La prima è una piattaforma di e-commerce e consegna a domicilio a disposizione degli associati. La seconda è invece un'iniziativa lanciata dai giovani imprenditori di Confcommercio, utile a trovare i negozi di vicinato che portino spesa alimentare e altri prodotti a domicilio. Stiamo lavorando per offrire soluzioni e supporti concreti ai nostri associati, spiega Chiodi. Anche in prospettiva, anche alla luce di come stanno cambiando le nostre abitudini, secondo noi questa è un'occasione da non perdere, una diversificazione della propria attività. Tu parlavi di occasione, una parola non utilizzata a caso proprio perché in un momento di crisi, di difficoltà come appunto questo che stiamo vivendo a livello economico e non soltanto, si può persino pensare che le problematiche diventino un'occasione. Quindi questa chiusura forzata dei negozi sta diventando un'occasione per avviare una nuova strada, anche quella dell'e-commerce, anche quella appunto della vendita online, che comunque già era necessaria, quindi se ne parlava già prima del coronavirus, ha un po' accelerato questo meccanismo. Assolutamente sì, sono d'accordo con questa tua analisi. Davvero è un'opportunità. Se vuoi, come tutte le crisi, accelerano i processi di cambiamento. Tutti avevamo idea che in qualche maniera ci dovesse essere una commissione tra il negozio reale e il negozio virtuale. Quello che è successo ce l'ha esplicitato nella maniera che più eclatante non poteva essere. E a completare l'offerta di Confcommercio è la formazione. Nelle scorse settimane, conclude Chiodi, abbiamo avviato online corsi dedicati all'uso dei social e della rete per favorire la visibilità dei propri prodotti. I commercianti hanno aderito con entusiasmo. Questa è certamente la via da percorrere. Dalla cronaca, i carabinieri forestali di Cunardo hanno scoperto a Brissago Valtravaglia un'area verde imbrattata da rifiuti di ogni genere. C'erano avanzi di cibo, confezioni di alimenti, abbigliamento e altro. Il tutto è stato attribuito alle responsabilità di un uomo, individuato anche grazie ad alcune testimonianze. Appunto, quest'uomo aveva così sporcato un'area, tra l'altro considerata di interesse naturalistico, in località Pisciorin. Ora,
verrà pesantemente sanzionato. In base alle nuove disposizioni potrebbe sborsare tra i 300 e i 3.000 euro e poi è stato obbligato a riportare a proprie spese i luoghi in questione agli antichi splendori. I rifiuti comunque sono già stati rimossi e conferiti alla discarica. Questa è un'epoca, come sapete, molto difficile in cui a farla da padrone deve essere anche la cultura del risparmio negli acquisti, nelle spese alimentari, insomma, cercare di fare un po' di economie, perché di difficoltà non solo ce ne sono, ma ce ne saranno sempre di più. Di questo si parlerà nella prossima puntata di Vivere Bene. L'educazione finanziaria è la consapevolezza che quello che noi compriamo non lo compriamo con i soldi, ma lo compriamo con il tempo che ci mettiamo a guadagnarli. Se facciamo dei debiti, devono essere dei debiti buoni e non dei debiti cattivi, cioè utilizzare soldi per creare dei soldi e non per comprare oggetti. Che suggerimenti possiamo dare? Le opportunità per il dipendente in questo momento le vedo come poter creare dei protocolli che possano migliorare il suo processo di lavoro, al ripresentarsi del lavoro e migliorare i tempi per abbassare anche i costi, presentarli al suo datore di lavoro anche adesso se non si sono ancora incontrati, il giorno che andrà a lavorare migliorerà sicuramente il rapporto del suo lavoro. Per quello che riguarda il disoccupato è un ottimo momento perché ci sarà un bisogno di soluzioni per aiutare le aziende che sono in difficoltà, i negozi, i ristoranti. Per un imprenditore direi che adesso è il momento di prendere queste quote di mercato, contattando i suoi migliori clienti, lasciando andare le aspettative legate a quello che era il prima, perché adesso si sta compiendo una nuova fase. Le opportunità per le casalinghe, in questo momento potrebbe parlare di quello che sa fare meglio, quindi consiglio di aiutarsi, fare dei video, parlare delle sue migliori ricette e perché no, magari cominciare a scrivere un libro. E poi c'è lo studente. Lo studente, secondo me, in questo momento ha un periodo storico da studiare. Servirà loro per non incappare in problemi che possono non essere risolti a livello economico. Adesso vi accompagniamo fuori porta, andiamo a Brescia, nell'ambito di quello spazio che Rete 55 condivide con UPEL Varese. L'interlocutrice è una dirigente comunale di Brescia, tra le zone più colpite dal Covid, che nel raccontare quello che è stata la quotidianità più drammatica nel momento più cruciale di questa battaglia, fa leva anche sull'importanza delle sinergie, della collaborazione. Allora, chissà che l'esempio bresciano che state per ascoltare possa fare da modello anche per il nostro territorio. Abbiamo assoldato i ragazzi a casa universitari per la distribuzione dei pacchi viveri, per la consegna dei pacchi a domicilio. Grazie a un lavoro certosino con le associazioni dei senza fissa dimora, siamo riusciti ad attivare anche alcuni senza fissa dimora che si sono messi a disposizione della città. Cioè, in un discorso di mi hai dato, ti do, no? Ed è stato sorprendente anche vedere la velocità con la quale dici, allora ho lavorato davvero con tanta fatica anche in passato, ma ci sono i frutti che si possono verificare concretamente rispetto a una città che si dà una mano per ricominciare. E io penso che siano stati questi degli esempi molto, molto importanti. Succede che dentro a un dormitorio mi capita un Covid positivo. Non ce la, cosa facciamo? Nel tempo di, le assicuro, anche lì contabilizzato 2 settimane, accordo con tutti gli ospedali cittadini, con l'ATS, con il terzo settore, con questo gestore di questo cascinale bellissimo, la cascina Maggia, la cascina una casa per tutti, per chi non ha un posto dove fare la quarantena. E abbiamo scoperchiato anche lì una realtà che per carità, diciamo, Brescia è molto sensibile al tema dei senza fissa dimora, ma non avere nemmeno un posto dove poter fare la tua malattia è veramente terrificante, no? C'è tutto il tema delle badanti prive, dell'anziano morto per Covid, dove vanno? Covid positive anche loro. E quindi l'organizzazione di questo servizio ha posto, diciamo, dei presupposti per dire probabilmente anche rispetto ai secondi livelli di accoglienza per le persone senza fissa dimora, questo è un pensiero che ci dovrà accompagnare, soprattutto per questi lavori precari che saltano con niente, non c'è la possibilità del ritornare a casa, che cosa fanno? Dove vanno? Cioè, se non vogliamo ripopolare le strade di senza fissa dimora, dobbiamo probabilmente riprogrammare dei servizi di accoglienza e di seconda accoglienza,
che possano, diciamo, e anche lì penso che la strategia, quindi che cosa si può fare? Rinforzare queste modalità di lavoro sinergico tra pubblico e terzo settore, organizzato, quindi terzo settore, cooperativa e associazionismo, in modo che si possano sentire riconosciuti dal pubblico. Un gran bel successo quello di Dolce Solidarietà, progetto della Proloco di Varese a favore dei bambini ricoverati all'ospedale del Ponte, che ha visto protagonista il tipico dolce varesino realizzato dalla storica pasticceria Zamberletti. Grazie alla vendita solidale abbiamo la possibilità di donare 100 mascherine pediatriche realizzate da Il Ponte del Sorriso, ha commentato soddisfatto il presidente di Proloco, Roberto Bianchi. Adesso invece parliamo di cibo per gli amici animali, perché questo sarà il menù di Amico Cane. Col cibo non si gioca, l'avranno detto anche a te, vero? È un peccato, il cibo è qualcosa di particolare, è qualcosa di mitico, è qualcosa di metafisico addirittura, per cui non bisogna sprecarlo, non bisogna toccarlo, e invece no. Ci riappropriamo proprio della fisicità del cibo. Lo si fa anche con i bambini adesso, per implementare la loro capacità di mangiare più alimenti possibili, perché la varietà, anche per il cane, la varietà è fondamentale, e si gioca con il cibo. Quindi dobbiamo farlo anche con i nostri cani, è molto importante, non solo per l'aspetto nutrizionale, ma soprattutto per un aspetto emozionale, di sviluppo emozionale e cognitivo. È una cosa un po' strana, già bella con i bambini, perché comunque in effetti con l'art cooking, non so se si chiama così, è bello vedere che comunque gradiscono, no, questo impiattamento magari spiritoso piuttosto che... E con il cane come si fa a giocare con il cibo? Guarda, attraverso il gioco, la cornice ludica, ecco, riusciamo ad insegnare tantissimo, ma riusciamo anche ad imparare tantissimo del cane e dal cane. E ora l'ormai quotidiano dibattito sul futuro del teatro, dell'arte, degli spettacoli, per voce di diversi attori del nostro territorio. In particolare oggi ascoltiamo un artista, un direttore d'orchestra che è varesino, ma vive e lavora da tempo a Malta. Ci ha inviato un videomessaggio per dire che proprio dall'isola di Malta arriva il buon esempio di come il gioco di squadra possa avviare nel migliore dei modi la fase 2. Io lavoro fondamentalmente e principalmente a Malta come direttore artistico del Coro Sinfonico Nazionale, e qui abbiamo lavorato insieme con tutte le organizzazioni pubbliche che si occupano di cultura per cercare una strategia condivisa per affrontare questo periodo. Questo approccio metodologico di affrontare le cose insieme in sinergia è anche una delle soluzioni. Abbiamo infatti pensato di organizzarci e creare un calendario di eventi condiviso, cioè censire e stabilire fin da ora quanti e quali spettacoli saranno messi in scena a partire dal primo giorno in cui questo sarà possibile, secondo le norme di sicurezza. Questo ci darà un ordine di priorità, un ordine anche logistico, e sappiamo che non ci sarà la possibilità di aggiungere nuovi spettacoli, li decidiamo adesso e quelli saranno, almeno per i primi mesi, quando sarà possibile ritornare in scena. La seconda priorità è stata cercare di agevolare ed aiutare i professionisti dello spettacolo, i lavoratori, con particolare attenzione ai liberi professionisti, e quindi il governo e noi tutti, direttori artistici degli enti pubblici, siamo stati invitati e incentivati anche dal punto di vista economico a immaginare nella nostra stagione prossima avventura un numero elevato di collaborazioni fra di noi, fra enti pubblici, e di coinvolgimento di artisti e lavoratori locali. Queste sono state le nostre due iniziative di buon senso, e che io ho sempre immaginato come auspicabili, anche sinceramente anche a Varese,
In questo periodo, in particolar modo, più che auspicabili, ritengo siano vitali. Grazie e buon proseguimento. A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Domani al mattino nuvolosità bassa sulla pianura, poi ben soleggiato su tutta la regione, asciutto. Temperature massime in aumento con valori compresi tra 22 e 25 gradi. Per questa prima parte è tutto, dopo le sigle parliamo di sport, calcio e pallacanestro.